inaugurata la sede elettorale di Rivarolo Sostenibile con Vittone. Sì, è una bella giornata di festa, siamo molto felici, soddisfatti perché c'è stata una grande risposta da parte della cittadinanza. È stato compreso che questo avvio della campagna elettorale è molto importante e Rivarolo Sostenibile sta facendo un percorso di avvicinamento all'appuntamento elettorale del 26 maggio, coinvolgendo naturalmente i cittadini, e questo luogo di incontro, questa sede sarà sicuramente molto importante per far sì che il programma che noi presenteremo alla città possa essere veramente partecipato, veramente condiviso dalla cittadinanza. Oggi abbiamo dato qualche spunto sui nostri intendimenti, su quello che vorremmo fare per la città di Rivarolo. Abbiamo il desiderio di proporci come alternativa, vogliamo essere un'alternativa di governo per la città di Rivarolo. Stiamo costruendo il futuro, ma con un occhio al passato, affinché la storia di Rivarolo, anche quella più recente che magari non ci ha soddisfatti del tutto, possa servire come monito e possa consentire a noi di crescere ancora e di andare a eliminare le criticità che la città di Rivarolo ha. Rivarolo ha una grande potenzialità sotto ogni punto di vista, dal punto di vista dei servizi che offre, dal punto di vista della qualità di vita, che è ancora una buona qualità di vita, ma ha bisogno di crescere, di incentivare il suo ruolo all'interno del Canavese, e deve essere questo il nostro scopo e sarà la mission alla quale noi lavoreremo. L'esperienza che abbiamo maturato in questi anni di amministrazione comunale sarà sicuramente molto utile, perché abbiamo potuto vedere la macchina amministrativa dall'interno e quindi pensiamo di poter portare un valore aggiunto con le nostre competenze, con il gruppo di lavoro che al mio fianco sta costruendo questa nuova alternativa di governo. Abbiamo delle persone con delle professionalità importanti e esponenti che della società civile, che sicuramente porteranno attraverso le loro esperienze un valore aggiunto, e pensiamo di poter essere rappresentativi per Rivarolo e chiediamo la fiducia a tutti i rivarolesi. Grazie.